Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. La festa che oggi celebriamo è nata nel contesto di forti dispute sulla presenza reale di Gesù nella Eucaristia, e da queste dispute poi sono nate tante interpretazioni e anche tante devozioni all'Eucaristia, alcune certamente positive, altre forse ci hanno anche un po' allontanato dal senso autentico, quello che è presente nel gesto compiuto da Gesù in quell'ultima cena. Ed è a questo avvenimento fondante che noi dobbiamo sempre fare riferimento, perché attorno all'Eucaristia ci sono state tante devozioni e tante incrostazioni che ci hanno allontanato dal senso autentico. E questo non per criticare certe devozioni che ci hanno dato dei santi, quindi le rispettiamo, ma dobbiamo sempre fare riferimento a quell'ultima cena, alla semplicità del gesto compiuto da Gesù e al significato compromettente del mangiare quel pane. Allora credo che la festa di oggi sia opportuna per fare quell'opera di restauro, un po' come si fa con i dipinti antichi quando si è depositata della polvere che ha offuscato i colori originali, e allora questi colori vanno ritrovati. È proprio per ritrovare il colore di questa Eucaristia che noi vogliamo riflettere sui testi evangelici e soprattutto sul testo che oggi ci viene riproposto, che è parte del discorso che Gesù fa nella sinagoga di Cafarnao, che vedete alle mie spalle, dopo la distribuzione, quel gesto di distribuire i pani. Anzitutto notiamo quindi questo contesto in cui è nata l'Eucaristia. Che senso ha dato Gesù al gesto da lui compiuto durante quell'ultima cena? Anzitutto è una cena, quella in cui avviene l'istituzione dell'Eucaristia. Non è un contesto sacro, ma un contesto profano, non il contesto del Tempio, ma è un banchetto. E difatti Paolo chiama la celebrazione eucaristica della comunità di Corinto, la chiama la cena del Signore, quella in cui si fa memoria del Signore risorto. Noi riflettiamo adesso su questo brano dell'Evangelista Giovanni che ci viene proposto in questa domenica. Inizia Gesù dicendo: io sono il pane vivente che è sceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vive in eterno. Riceve
la vita dell'Eterno. Non tanto quando noi pensiamo vita eterna, sembra una vita che non finisce mai, non è sulla durata che illumina questo aggettivo. Eterno significa vita che appartiene all'Eterno, a Dio. Una vita completamente diversa da quella che noi viviamo biologica in questo mondo. Ecco, chi mangia questo pane vive, riceve la vita dell'Eterno. C'è questo termine che ricorre molte volte in questo discorso che Gesù fa nella sinagoga di Cafarno, anzi ci sono due verbi su cui vale la pena insistere. Il primo è phagein, che significa mangiare. Pensate, ricorre ben 11 volte in un solo capitolo, mangiare. E poi c'è un altro verbo ancora più forte che ricorre 4 volte, trogein, che significa triturare. Sminuzzare con i denti. Beh, già questo ci deve fare riflettere sul senso che Gesù ha voluto dare all'Eucaristia. Non è un qualcosa da guardare, da contemplare, nemmeno da adorare. Lì è proprio da mangiare, da assimilare, come si fa con il pane. E poi c'è un'aggiunta, bere. Piein. 3 volte ricorre in questo capitolo, quindi l'insistenza è proprio su questi verbi molto concreti e questo dovrebbe allontanarci da un certo linguaggio devozionale, intimistico, che è quello del passato che continua purtroppo ancora anche oggi e che allontana dal senso autentico dell'Eucaristia. Quando si è sentito parlare, forse si parla ancora, di far compagnia a Gesù, di consolare Gesù che è nell'Eucaristia, che è sempre da solo, quindi bisogna fargli compagnia. Si parlava del divin prigioniero, eccoci, queste espressioni intimistiche vanno accantonate. L'Eucaristia non ha lo scopo di catturare Gesù, per tenercelo più vicino, perché c'è sempre vicino, comunque è sempre con noi, l'Eucaristia è per essere mangiata. Ci ho insistito su questo verbo, perché ci ha insistito Gesù in questo discorso. Giovanni non ci racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ma ci dà il senso dell'Eucaristia proprio in questo lungo discorso. Vediamo allora quello che il Maestro dice. Ha parlato in questo discorso, la parte del brano evangelico di oggi è l'ultima parte di questo discorso, ha parlato della sua parola che è un pane di vita e hanno capito gli ascoltatori che lui intendeva il suo annuncio che è un pane di vita, cioè è il pane che alimenta la vita dell'Eterno che ci è stata donata, una vita che deve svilupparsi, deve crescere, non può rimanere rattrappita, altrimenti si sviluppa solo il biologico, ma il Figlio di Dio, l'Eterno che è in noi, non cresce se non viene alimentato e l'alimento è la parola del Maestro, il suo messaggio, la sua dottrina e l'hanno capito gli ascoltatori. Quindi non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio è la parola incarnata, fattasi carne, è Gesù di Nazaret, una parola che non è solo udita, quello che lui annuncia, ma è vista, perché è la sua persona che incarna la parola, il messaggio che viene dal cielo. Ma poi adesso c'è un passo che fa più avanti Gesù. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Progredisce pian piano il discorso, dice, questo pane, che è la parola discesa dal cielo, pane di vita, altrimenti viviamo solo biologicamente come i nostri antenati, è la mia carne. Cosa intende Gesù? Non sta ancora parlando dell'Eucaristia, ci entra pian piano nel discorso. Parla di carne, carne per noi
indica i muscoli, non nella concezione semitica. Quando un semita dice carne, intende la persona intesa nella parte debole, fragile, precaria, destinata alla morte. L'uomo è carne, vuol dire è fragile, è debole, è vulnerabile, è effimero, e questa è la condizione dell'uomo, non è un angelo. L'uomo è carne, è in questa condizione. E quando l'evangelista Giovanni all'inizio del suo Vangelo dice il Verbo si è fatto carne, non vuol dire che si è rivestito di muscoli, ma che ha assunto quindi soltanto le sembianze esteriori dell'uomo, ma si è fatto in tutto simile a noi, con tutta la nostra fragilità, la precarietà della nostra vita umana. Quando si è fatto carne, si è fatto mortale. Se Gesù non fosse stato ucciso, sarebbe morto, perché l'uomo nasce per la morte. Questa è la nostra condizione. E i semiti la chiamavano l'uomo è carne, è in questa fragilità. Cosa dice Gesù? Dice che la parola, la rivelazione che viene dal cielo, è presentata nella sua carne, in questa sua fragilità è presente il messaggio che viene dal cielo e che alimenta la vita dell'Eterno che è in noi. Gli ascoltatori l'hanno capito, non pensano a una proposta cannibalesca, no, sanno che hanno capito che devono assimilare il suo messaggio se vogliono vivere la vita dell'Eterno, la vita eterna. E mangiare quindi, in questo primo significato, significa assimilare la sapienza venuta dal cielo, anche se è rivestita di questo aspetto fragile che è l'uomo Gesù di Nazaret, con tutti gli aspetti caduchi che caratterizzano la nostra debolezza umana. E non si parla ancora dell'Eucaristia, che entra adesso nel discorso di Gesù. Dice Gesù, amen amen, io vi dico, se non mangiate, fagein, la carne del figlio dell'uomo, e poi c'è un'aggiunta scioccante per un semita, e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Poi accentuo ancora di più, chi mastica trogein, tritura con i denti, la mia carne e beve il mio sangue, alla vita eterna. La mia carne, infatti, è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. È una richiesta molto cruda questa per un semita, e bere il sangue addirittura ripugnante. Che cosa intende Gesù con questa espressione mangiare la sua carne, bere il suo sangue? Qui dobbiamo... È l'interpretazione che Giovanni invita ad assimilare di ciò che è accaduto durante quell'ultima cena, quando Gesù prende del pane, non propriamente il pane, come dicono le traduzioni, non c'è l'articolo e non andrebbe messo, perché Gesù prende del pane e dice questo è il mio corpo. I sinottici parlano del corpo, Giovanni preferisce un'altra espressione, carne, ma hanno lo stesso significato. Quando Gesù dice questo è il mio corpo, è un'espressione semitica che significa semplicemente questo sono io. Durante l'ultima cena non hanno capito niente e gli apostoli hanno semplicemente visto un gesto che Gesù ha compiuto quando ha preso del pane e ha detto questo sono io. Cosa intendeva dire? Non che il pane diventa il corpo di Cristo, diventa la sua persona. È Gesù che si fa pane. Io mi sono fatto pane, cioè tutta la mia vita è stata consumata per alimentare la vita dei fratelli. È stata tutta una vita un dono e c'è proprio questo simbolo del pane
che Gesù ha preso come segno di tutta la sua storia, di tutta la sua vita. E cosa bisogna farne di quel pane? Il pane serve solo per un obiettivo, essere assimilato, essere mangiato, non per essere guardato. E stiamo attenti a certe devozioni a cui ho accennato anche prima. Se io pongo in un ostensorio lontano un'ostia candida e chiedo a un bambino che cos'è, mi dirà di tutto, eccetto che è pane da mangiare, e quindi mi allontana dalla proposta che Gesù mi fa di assimilare quel pane, di assimilare tutta la sua storia, di far mia la sua persona. Non è una proposta cannibalesca. Io ricordo da bambino, quando mi parlavano, mi preparavano alla prima comunione, mi dicevano che Gesù era presente in carne ed ossa, nascosto sotto le speci del pane, e bisognava mangiarlo. Io mi rifiutavo. Non accettavo, non mi entusiasmava affatto questo gesto. Mi avevano allontanato dal senso dell'Eucaristia. Quello è il segno di tutta la storia di Gesù. Gesù è presente con tutta la sua storia di vita donata e mi fa una proposta. E questo va detto anche ai bambini. La proposta è quella di assimilare con un gesto molto compromettente, mangiando quel pane, triturandolo, vuol dire lo devo proprio assimilare bene. Prima di fare questa scelta devo capire che impegno mi prendo, quello di unire la mia vita alla sua e quindi fare della mia vita una vita tutta donata per amore, consumata, triturata come è stata quella di Gesù. E poi bere al calice, un gesto che dovremmo sempre fare, che non è mai stato proibito e che deve esistere sempre, dovrebbe essere fatto ogni domenica da tutti i presenti, magari per intinzione, come è corretto, perché ci sono anche delle ragioni igieniche, ma il gesto ci deve essere quello di mangiare quel pane e di bere anche solo con il gesto dell'intinzione. Cosa significa bere il sangue? Nella Bibbia il sangue ha un significato molto nitido, indica la vita, il sangue è vita. E c'è nell'Antico Testamento un rito che è stato compiuto al Sinai quando è stata fatta l'alleanza fra Dio e il popolo. Mosè ha preso del sangue delle vittime immolate e l'ha versato parte sull'altare e parte sul popolo. Cosa indicava? Indicava la comunione di vita, è come se Dio e il popolo fossero dei consanguinei, appartenessero alla stessa famiglia e quindi dovevano proteggersi l'uno con l'altro, dovevano il popolo essere fedele a Dio e Dio proteggere il suo popolo perché avevano la stessa vita, erano uniti dalla stessa vita, dallo stesso sangue. Ecco che cosa significa il gesto compiuto da Gesù. Questo segno indica che si accetta. Bere a quel calice vuol dire che si accetta la vita, che è lo spirito di Cristo, che è l'amore che ci unisce all'interno dell'amore trinitario. Ecco il compromesso che si prende quando si mangia quel pane e si beve a quel calice. Continua Gesù, chi mastica la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. È quella comunione di vita sponsale. L'Eucarestia è l'impegno che prendono lo sposo e la sposa. Quando c'è il rito del matrimonio, lo sposo chiede alla sposa: vuoi unire la tua vita alla mia? E poi c'è il gesto di mettere l'anello, significa proprio l'unione che non ha fine. E la sposa risponde chiedendo allo sposo: tu vuoi unire la tua vita alla mia? E i due divengono una sola carne, hanno un unico progetto di vita in comune e devono portare avanti questa loro scelta in un modo incondizionato.
Ecco che cosa accade nell'Eucaristia. È Gesù che chiede, tu conosci la mia storia, e comprendiamo anche come non ci può essere un'Eucaristia autentica se non è preceduta dall'accoglimento della sua parola, la sua parola che si fa pane nella prima parte della celebrazione eucaristica, perché due persone non si sposano se non si conoscono, se non hanno approfondito la conoscenza reciproca e se non si rendono conto poi che sono fatti l'uno per l'altro, che non possono essere felici l'uno senza l'altro. Ecco che cosa Gesù ci chiede: adesso sai chi sono, conosci la proposta che io ti faccio, compi questo gesto, mangia quel pane. Assimila la mia storia e avrai in te la vita dell'Eterno. Ecco, e questo è il senso dell'Eucaristia sul quale vogliamo proprio riflettere in questa domenica. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.